salutare l'associazione Alba Mediterranea e la vorrei salutare in nome di un'altra associazione che non è un'associazione e che si è costituita un anno fa e a cui abbiamo dato il nome di Forum dei 70 per una ragione abbastanza semplice. Ci siamo trovati in 70 proveniendo da tutta Italia con le appartenenze le più disparate, destra, centro, sinistra, sopra, sotto, proprio uno spaccato della società italiana, e ci siamo ritrovati insieme riconoscendoci in pochi fondamentali principi, forse anche in uno solo: il recupero della sovranità in tutti i suoi aspetti possibili, immaginabili, politico, militare, culturale, monetario. E qui vengo al tema dell'associazione Alba Mediterranea, che ha come sua ragione sociale, come suo scopo, proprio i temi del recupero della sovranità monetaria, con diciamo, la problematica, la cambiale sociale, con la metodologia che le è propria. Noi sappiamo, ormai questo è un giudizio condiviso, che rispetto alla sovranità degli stati come la conoscevamo un tempo, sovranità sul territorio, sui vari momenti in cui si organizza la vita dello Stato, si esercita il potere, ormai gli stati, la sovranità degli stati è sconvolta e distrutta da una entità misteriosa, indefinibile, impalpabile, che è la finanza. La finanza, che poi significa la mondializzazione, che porta anche a una distruzione, proprio a una distruzione di tutte le aggregazioni possibili, riducendole ad una sommatoria di individui. Io spesso nella mia immaginazione l'immagine della distruzione di frutta, verdura, generi alimentari, e vedo purtroppo che anche gli individui vengono distrutti allo stesso modo in cui vengono distrutte le eccedenze alimentari per noi. Ecco, allora ritorno qui sul tema dell'associazionismo e del saluto qui all'Associazione Alba Mediterranea, e perché è importante che si sviluppi una miriade di associazioni, non solo in ambito italiano ma anche in ambito europeo, perché essendo al momento il nostro potere pressoché zero, in quanto individui che si sommano uno su uno su uno e che restando isolati non contano assolutamente niente, noi possiamo contare qualcosa se reagiamo a questa polverizzazione, a questa atomizzazione a cui ci ha ridotto la globalizzazione, solo ricostituendoci in associazioni, dove basta anche un'associazione di 10 persone, ma che però sanno lavorare su un obiettivo specifico, con impegno, con costanza, con affiatamento, ed io sono certo che si raggiungono in questo modo anche livelli di eccellenza. All'inizio magari ci si ritrova in pochi, ci si scoraggia anche dei propri limiti, ma il lavoro, l'impegno, io confido che possa produrre grandi risultati, ed è una via anche pacifica questa, perché non è non violenta, è pacifica. Quindi io faccio per questo i migliori auguri all'Associazione Alba Mediterranea, e li faccio nel nome di un'altra associazione che ha senso se riesce a contattare tutte le altre associazioni ed ad aggregarle su un unico principio di cui si chiede la condivisione, quello della sovranità in tutti quanti i suoi assensi. Vorrei aggiungere un ultimissimo elemento in tutto questo, e però è necessaria che ci venga garantita una libertà assolutamente necessaria come l'aria che respiriamo, ed è la libertà di pensiero, perché la libertà di pensiero è il fondamento della democrazia. Il giorno in cui i nostri nemici ce la dovessero limitare con i pretesti più subdoli, cui adesso non, e allora anche questo processo di liberazione nazionale
di riappropriazione della sovranità nazionale che richiede un grande confronto di idee, una grande discussione, e allora questo non diventa possibile e noi dovremo, ecco, ritornare ad altro tipo di associazioni, quelle di carbonare, quelle massoniche, dove per poter esprimere, scambiarci le nostre idee ci dobbiamo nascondere in mezzo a boschi, nei luoghi di raccolta del carbone. Io mi auguro che questo non avvenga, però perché questo non avvenga io lancio un appello alla difesa di questa libertà essenziale che è la libertà di pensiero e che io vi posso dire è minacciata. Non mi diffondo oltre perché finirei sempre per parlare dei temi che mi sono propri e non voglio parlare sempre di quelli. Auguri. Grazie.